Adesso vi devo raccontare la storia di un altro Massimo. Bisogna andare indietro, non so se, vabbè, però quella era da al 1975. Io vado a lavorare nella casa discografica di un mio amico, nella Cinevox, con casa di Carlo Bizio e di Franco Bizio, che è là, o almeno è da qualche parte, e mettono, dovevo promuovere i dischi. E tra i vari prodotti c'è un gruppo di ragazzi che sono rock, non so che cos'era, mi hanno spiegato, come si chiamano? Goblin, diavoletti, queste cose, c'era sto diavoletto. Vabbè, dico, ma che fanno? Facevano, stavano operando la colonna sonora di un film di Dario Argento. Questo film si chiamava Profondo Rosso. Fanno la colonna sonora, io la seguo e io ho la fortuna di portare i dischi in radio per cercare che li mettano, li programmino, questi dischi. Primo in classifica da tutte le parti, una cosa, un successo pazzesco. Stasera noi abbiamo proprio la persona, quel giochetto là, capito? Quello là, noi ce l'abbiamo proprio, chi l'ha fatto, il quale, non so, ma io credo che la grandezza di un artista si misuri dalla modestia, perché ha accettato di insegnarmi, qui io lo devo solo accompagnare, di insegnarmi proprio quel gioco di Profondo Rosso. Massimo Morante. Bravo. Thank you.
grande. Auguri Alberto.